direi partire è importante anche per noi, non solo per loro. Sappiamo benissimo l'importanza della gara, che loro è una squadra costruita per vincere il campionato. Al di là di questo, io credo, io devo pensare ai miei. Vorrei che i miei siano carichi nel momento giusto, da oggi, a pensare che questa gara è molto importante, al di là della classifica, al di là di. È importante perché arriva una signore squadra, una squadra che ha avuto un po' la difficoltà, però una squadra che ha dei giocatori che possono crearti grandi difficoltà. Io spero che i miei lo capiscono questo, sanno benissimo che dobbiamo dare continuità, ma di carattere, soltanto questo. Io voglio solo il carattere, perché il giocare loro lo sanno fare. Non si ottiene niente senza carattere, non si ottiene niente per sentito dire, non si ottiene niente per questo o per quell'altro, si ottiene soltanto giocando con cattiveria agonistica, intendo dire io. E io questo lo pretendo domani, perché io vorrei tanto che i miei giocatori capiscono che ci sono dei momenti della partita che si può vincere, e a Frosinone c'era questo momento. E domani noi dobbiamo saperla affrontare questa partita, perché il Palermo è una squadra, io la conosco, c'ha dei giocatori che ti possono creare delle difficoltà, però anche noi abbiamo una struttura nostra importante, perché a Frosinone, come ho detto prima, ci vuole quel pizzico nel capire che è il momento di vincere le partite. Ma il mio punto di vista è quello di guardare la partita, non sono retorico nelle cose, io credo che un incontro giusto che ci sia tra la società e i tifosi, ma abbiamo un presidente che sa il fatto suo, i tifosi, noi abbiamo bisogno dei tifosi, fuori dubbio noi a Frosinone avevamo dei tifosi straordinari che ci hanno trascinato, ma io sono convinto che tutto si sistema, ecco, con grande risultato domani. Si va avanti, sono tutti e due bravi, si va avanti per la propria strada, no? Matteo ha fatto allenamento stamattina, vedo molto bene Bidawi, è un giocatore che ci possa dare ampiezza, profondità, è un giocatore che ci può dare una mano. Però ecco, stamattina c'è stato un problema con Migliorini, che ha accusato un attimino un problemino, vediamo un attimino.